amico, il custode della cripta, che si vuole divertire un po'. Altrimenti perché avrei questo costume? Non mi avrete mica preso per Babbo Natale, vero? Veramente ce l'avrei un regalino di Natale per voi. Qualcosa di forte che vi farà battere i denti, eccolo qui. Un raccontino del terrore che vi regalerà mezz'ora di brividi, più di quanti ve ne dia la neve. Ed ora state bene a guardare che cosa succede nel periodo delle feste natalizie. Era la sera prima di Natale e dentro quella casa. Chestnuts roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung by a choir. And folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas. Dio benedica ogni vivente. Bene. La fiamma è debole, forse è meglio ravvivarla. Hai lattizzatoio? Sì. Dammelo allora. Che cosa hai detto? Sei sorda? Ti ho detto di darmelo. Buon Natale e felice anno nuovo, figlio di puttana! Signorina. Ma lui è qui, io l'ho visto. Chi? Babbo Natale. Su, andiamo, vieni. Ma io l'ho visto. Era qui fuori. Buonanotte, Joseph. Andiamo a dormire. Come mai non mi ha detto buonanotte? Perché sta dormendo, tesoro, come dovresti fare tu da un pezzo. Ma quando arriverà Babbo Natale, sveglierà Joseph. Tesoro, stasera credo che neanche Babbo Natale potrebbe svegliare il tuo patrigno. E adesso cerca di dormire, Carrie, altrimenti non verrà di sicuro. Non riesco a dormire, fa troppo caldo. Lo vedi? Anche tu stai sudando, guardati. Allora, senti, facciamo una bella cosa. Ti aprirò un pezzettino di finestra, ma solo un pezzettino, va bene? Nella lista di regali che hai chiesto per Natale non vorremmo farci entrare anche il raffreddore. Tu per Natale che regalo volevi, mamma? Ecco, io l'ho già avuto, tesoro. Sì, l'ho già avuto. Ciao, sono qui Ricky il mostro. Sono a una festa. Lasciate nome e numero e le vostre misure. Tesoro, sono Elizabeth. Lo so che mi hai detto di non chiamarti, ma dovevo dirtelo. Tutto risolto, l'ho fatto.
Adesso è tutto nostro il denaro, tutto nostro. Siamo liberi. Buon Natale, tesoro. Buon Natale e felice anno nuovo. Oh. Oh, signore Joseph, quante volte ti ho detto di metterti a dieta? Voi Tracy e Danahue con le ultime notizie. La polizia e l'ufficio dello sceriffo della contea di Gaines hanno diramato un comunicato informando che un uomo di razza bianca ha assassinato brutalmente 4 donne nella zona di Pleasantville. Le autorità della contea asseriscono che l'uomo è fuggito nel primo pomeriggio dal manicomio criminale di Pleasantville e deve essere considerato estremamente pericoloso. L'individuo è un uomo di corporatura robusta, intorno ai 48 anni, e indossa un costume da Babbo Natale rubato nella casa di una delle sue figlie. Si consiglia a tutti i cittadini della zona di Pleasantville Gates, in questa situazione di emergenza, di restare nelle loro case, finché non si avranno ulteriori notizie. Un po' di esercizi in palestra, qualche ora ogni tanto. Non ti avrebbero certo ucciso. Adesso sei morto. Chi è? C'è qualcuno? Il mio indirizzo è...
Pronto? Pronto? La signora Kamen? Sì? Signora Kamen, sono il sergente Feldstein della polizia di Pleasantville. Stiamo telefonando a tutti quelli che abitano in zona a proposito dell'uomo che è fuggito oggi dal manicomio criminale. Come? Non ha sentito la notizia alla radio o alla televisione? No! Signora, ha già ucciso 4 persone. Ci hanno informato che indossa un vecchio costume da Babbo Natale. Stiamo mandando degli agenti in tutte le case dei dintorni per un controllo. Mandate qui degli agenti? Sì, signora. Qui? Sì, certo, signora. Verrà un agente nella sua zona entro 20 minuti. 20 minuti? Sì, signora. Oh, grazie al cielo. Non c'è... Insomma, non c'è nient'altro che dovrei... Che dovrei sapere di questo individuo? No, credo di no. Sembra che abbia usato un'ascia per uccidere le sue vittime. Non vorrei allarmarla, ma per sua sicurezza le consigliamo di chiudersi a chiave in casa e di non uscire finché non sarà arrivato il nostro agente. Certo, lo farò. Grazie, sergente. Grazie. Ok, niente panico. Gente, non sono stata io a ucciderlo. È stato Babbo Natale. Non è vero, Babbo Natale? Non è vero? Non è possibile. Mm-hmm.
L'assassino! L'assassino è qui! Per favore, chiamate la polizia! Io l'ho buttato a terra! È qui, presto, vi scongiuro! È lì? Sì! Sì, ha già ucciso mio marito, presto! Mi dia il tuo indirizzo. Il mio indirizzo è... Pronto? Pronto? Signora? Ed è qui fuori! Oddio, fate presto, vi prego! Signora, la prego, si calmi e mi dica dove si trova. 12 Lowry Lane! Vi prego, mandate subito qualcuno, fate presto! Resti in linea, ha un'arma in casa? Qualcosa con cui difendersi? Sì, la pistola di Joseph! Che veniva e non è dovuto scendere dalla cappa del camino. L'ho fatto entrare io. No! 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 Buon Natale! No! Buon anno! No! 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 No!
Allora, sono riuscita o no a farvi ululare di paura, ragazzi? Ah, non vi preoccupate per la piccola Carrie. Questo Babbo Natale preferiva le donne adulte. Ma a pezzi, naturalmente. Beh, questo deve insegnarvi una cosa. State molto attenti a chiamare Babbo Natale, potrebbe riservarvi delle sorprese e non sempre intonate alla festa.